vedere. Là ci sono gli elementi austro-tedeschi e quelli italiani che sono derivati dal francese. La differenza forse si capisce bene perché quello ha rappresentato un medico. L'8 settembre del 1943 e gli eventi che ne seguirono rappresentarono per molti italiani la fine drammatica di una illusione. Con la dissoluzione dello Stato, i morti, i feriti, le gravissime sconfitte militari, l'Italia era precipitata in una lenta e terribile agonia. Il re era fuggito a Brindisi, abbandonando Roma al suo destino. Le truppe germaniche avevano invaso il territorio nazionale, seminando ovunque terrore e morte. A Salò si era insediato un governo fantoccio, totalmente nelle mani naziste. Fu in questo contesto che molti italiani, donne e uomini, giovani e anziani, militari e studenti, di varia provenienza sociale, culturale, religiosa e politica, maturarono la consapevolezza che il riscatto nazionale sarebbe passato attraverso una ferma e fiera rivolta, innanzitutto morale, contro il nazifascismo. Subito dopo lo sgombero è stata richiesta la bonifica e si sono attivati ovviamente tutti i rilievi del caso. A marzo è stata effettivamente dal Dipartimento Ambiente emessa la determina di impegno dei fondi, quindi AMA aveva già a disposizione 180.000 euro per poter intervenire. Ora, su questo ovviamente verificheremo se ci sono stati dei ritardi o delle mancanze. È anche vero che ci sono stati comunque questi giorni anche di festività in cui tutto un pochino rallenta e probabilmente con i primi di maggio si sarebbe intervenuto.